Bien, bien, bien. Siamo in poco, però tenemos il diluvio universale. La ultima riflessione, perché sono ultime riflessioni oggi e mañana. Sono riflessioni más politiche che scientifiche, claro. Io sempre tendo a distinguere un enfoque scientifico, critico, però scientifico, da un enfoque politico, che è altra cosa. Però lo unico che potevo dire è che attraverso una riflessione teorica si possono guadagnare alcuni punti forti e attraverso questo si può dire, mira, una politica criminale può essere más o meno efficace rispetto a alcuni obiettivi che sono obiettivi politici. Bien, in primo luogo, voglio dire che si può essere abolizionista della carcere senza essere abolizionista del diritto penale. Questo è abbastanza chiaro. Per onestà, io sono abolizionista della carcere nel senso che io credo effettivamente che la istituzione penitenziaria è un'istituzione che può, in un tempo, non sto dicendo se è un tempo corto o un tempo largo, però si può pensare di una riforma penale tanto radicale che non sta. La pena privativa e libertà stanno altre pene, come dire. Questo si può immaginare, se non è un'utopia. Pare un'utopia, ma non è un'utopia, nel sentito che effettivamente all'interno dello stato del benestar questa prospettiva pareciò, e io credo che effettivamente fu realista. Al final non gagnò, perché al final cagiò lo stato sociale del benestar. Però all'interno di questa prospettiva politica, sì, io credo che la carcere se poteva realisticamente pensare di superare. Sì, io lo credo. Stavano todos l'elemento per pensare, todos. La carcere, il diritto penale, mira, un sistema di giustizia criminale sempre esisteva nel mondo, más o meno. Esisteva tra l'antico, lo moderno. No, la carcere nasciò al finale del 1700, all'interno della comunità quacquera, nella colonia nordamericana, e per lo tanto tiene 2 secoli e mezzo, non más. E come qualche istituzione che tiene un nascimento, si può immaginare che va a conoscere también una morte. In secondo luogo, la istituzione penitenziaria sta molto relazionata, fortemente relazionata, al tema della disciplina. Come disciplinare? Quale castigo per disciplinare? E io credo che il tema della disciplina, también attraverso la lettura foucaultiana, ti dice che, claro, la carcere fu un dispositivo disciplinare, claro che lo fu, come lo fu la scuola, la fabbrica, il biflotrofio, moltissime istituzioni totali tenevano il papel disciplinario. Bene, queste istituzioni non sono mai. Molte di queste istituzioni disparirono. Perché? Per la sencilla ragione che la società civile buscò un cambio, claro, non un cambio radicale, però attraverso un processo storico che tiene un procedimento molto lento, e si produsse una società disciplinaria per la quale stava possibile immaginare forme di controllo sociale all'esterno di una pratica custodiale. Tutto questo. Sì, è una rivoluzione, ma non è una rivoluzione difficile di immaginare. Usted ricorda, no, che la prima classe già indicò uno schema entro società civile, istituzione totale, società civile. No, questa ruota. E si può dire che nella seconda metà del secolo passato
mucha politica dello Stato sociale, o perlomeno la politica della capitale del primo mondo, chiaramente tenevano il sentito di trasferire la persona sequestrata in pratica istituzionale all'interno dello Stato civile. Questo è. Questo passò molto forte nella medicina, passò molto forte nella psichiatria, però passò molto forte anche in altre istituzioni. Bien. La carta poteva immaginare realisticamente come progetto politico, non come progetto utopico. Chi andava progressivamente, paulatinamente a restringirsi perché pareva realistico controllare la persona spenata attraverso misure alternative, pena sostitutiva, diversione processuale, che significa sempre soffrimento, sempre riduzione dello derecho. Claro, una persona in probation tiene il derecho ridotto. Una persona che sta condannata al lavoro di pubblica utilità è una pena, un soffrimento. Trabaca gratuitamente e coattivamente, no, claro, mira. Però non attraverso la privazione completa della libertà. Bene, io credo che effettivamente questo è. Al finale questo non salió. Questo è chiaro che non salió. Però è istantemente chiaro che in tutto il Novecento nosotros tenemos elementi sufficienti per dire che non nella parola, nei libri, nello hecho, nello numero, si ridusciò la popolazione presa. Questo è un hecho obiettivo, non si può discutere, no, non è vero, no. Todo il ciclo 900 è un ciclo che vede una riduzione progressiva della popolazione presa. Fino al final del 900, e per mala suerte al final, impiezò un procedimento all'incontrario, però questo si può dire. Perché si ridusciò tanto? Perché la persona penalmente istituzionalizzata erano mucha más nell'Ottocento che nel Novecento. Claro, claro, perché? Perché si stava determinando, e sto hecho importante, della deistituzionalizzazione e che significò anche decarcerizzazione. Ecco, solo in questo senso io posso dire che essere realistico, pensare e portanto trabacare socialmente, politicamente, per una prospettiva abolizionista, in primo luogo riduzionista e in secondo luogo abolizionista della carcere. Punto uno. Punto dos. Bien, sappiamo che questo non passò. Sappiamo anche però che noi potremmo correre riesgo in una politica di decarcerizzazione. Non è una politica facile. È facile immaginare medita alternativa, pena sostitutiva, è molto facile perché l'instrumento della che noi teniamo sono moltissimi. In questo medio siglo del Novecento si inventarono un montone di medidas alternativas. Non è un problema questo. Il problema che fu per la prima vera vez tenuto in cuenta da Stan Cohen in un trabacco all'oredore della decada dello 70, stava all'oredore del tema, della pregunta provocatoria. Sì, la politica di alternatività riduce la popolazione penata o se all'incontrario estende la re disciplinaria. E non si può intendere in che senso. Non è automatico che más medita alternativa comporte meno persone nella carcere. Non è automatico. Non è un'idea similare a quella della chimica o fisica dello vasos comunicantes. Non è questa idea. Más medita alternativa, portanto meno gente nella casa. No, non è tanto, non è sì. Si può all'incontrario avere la misma popolazione presa, si può avere más popolazione presa e más medidas alternativas. Nel senso che la medida alternativa in primo luogo può tenere come clientela persone che commettono un delitto o che tengono su problemi, però che ante non parecchiano tanto grave da merecer una pena privativa di libertà. Portanto stava in libertà.
E Aurita si è voluto pensare, mira, una pena privativa di 5 anni nella carcere, no, per un probation di Dossi, il che significa al finale che non si va a ridursire la popolazione presa, si va a estendere la popolazione penalmente controllata. Mira, la misma discussione politica che si tiene a chi, non solo a chi, ma in molti paesi del mondo, por il controllo elettronico, no? Il bressale elettronico. Si dice, boh, che sentito tiene tenere la gente in custodia previa, perché sempre se il tema è la custodia previa, persone che tesono la presunzione di innocenza, per años, sin processo, e all'interno di una carcere che nosotros sabemos che è il lugar brutal della negazione di qualche derechos humanos. Bien, se nosotros tenemos esigenza cautelare, se entro comillas, non commettere altro delitto, non inquinare la prova, non evadere, beh, si può realizzare questa finalità endoprocessuale con un controllo elettronico, che non è tanto invasivo. Sapremo che la polizia ti può controllare, però te puoi tenere famiglia, puoi tenere tuo lavoro, sarà la mattina vai in officina, claro, almeno. Claro che in questo sentito è una medita che costa meno allo Stato, non viola lo diritto umano fondamentale, comprime minimamente la libertà personale, al final dice bene, bene, vamos, un momentito, vamos come? Perché non si sa come vamos, può essere che al final si tengono ugualmente persone in custodia cautelare, però si utilizza questo strumento molto soft. Per altre questioni sociali che ante non tenevano alcuna soluzione. Questo è un punto delicatissimo della politica. L'utilizzo dell'alternatività necessita relazionarselo automaticamente, in forma molto vinculata alla riduzione della popolazione presa. Se no, è un aumento degli strumenti repressivi. Non tiene nessun sentito effettivo di alternatività. Questo è un punto fuori. Bien, però qui tenemos exemplos nel mondo. Tenemos. Bien, primer esempio, se lo puoi immaginare, è la moratoria. Molti paesi buscano della moratoria. Non si costruisce más carcere. Perché, claro, lo sappiamo chiaramente, se usted costruisce más carcere, la carcere si va a riempire. Questo è una regola aurea, ciao. Se usted costruisce un carcere, después 6 mesi questo carcere è pieno. Ne costruisce un altro, lo vamos a riempire. Sempre, non si può. Pertanto, molti paesi nordici dicono, medita alternativa e moratoria. Nel sentito che lo Stato deve dire quanto sito tienes per los presos. Che significa affrontare il tema molto delicato del sovraffollamento. Non si può dire che una carcere che tiene 10 persone in una celda di 4x5 metri, non si può utilizzare questo parametro. Sta un parametro internazionale. Sta un parametro internazionale. Che dice che una carcere necessita non meno di 10 metri quadri per preso. Questo è. Non si può moltiplicare e non si può costruire nuova carta. Solo se è forte per lei questa prospettiva che è della moratoria e di una determinazione tecnica inflessibile dello spazio umano per detenuto, si può dire, bene, vamos a aprire la medida alternativa, però, claro, tenemos fermo questo punto, se no si va a producir legge l'incontrario. Questo è una politica che da 50 anni tengono il paese nordico europeo, che è la moratoria. Chiede costruire una nuova carcere? Bene, vamos a distruggere la vieca. Non si può costruire nuovi spazi. Questo mi pare importante. Questa è l'unica medida per tenere prudentemente sotto controllo questo hecho. Altri temi che sempre si relaziona alla medida alternativa, alla diversione, sin correre il rischio di más medidas alternative e más carcere.
Es el tema político, que claro, no existe en la mayoría de los países, cierto, tampoco en Italia o nella maggior parte dei paesi europei, però che esiste in alcuni paesi nordici, che mi pare un'idea geniale, e che lo Stato tiene attraverso l'amministrazione penitenziaria non tanto un derecho a castigare, quanto un dever a castigare, entre comiga, umanamente, si comprometter todos los derechos humanos. Y por lo tanto, la administración penitenciaria sabe que no puede manejar con una cárcel que tiene sobreafolamiento. Y en estos países, todos los años, la administración penitenciaria dice, a través de un provvedimento legislativo, nosotros tenemos esta disponibilidad. En este momento en Noruega se pueden, para el 2008, tener 8.423 sitios por detenido, de lo cual 2.000 por cárcel de máxima seguridad, el otro por mínima seguridad, y 25.000 oportunidades de medidas alternativas, punto. Esto es lo que tenemos, y punto. Y que significa que nosotros no tenemos alcun obbligo di ospitare un detenuto más. È un limite tecnico che si trasforma in un limite politico. Non solo moratoria, sin bien indicazioni tassativa de lo máximo possibile di incarceramento. Che significa che significa alcuno hecho que a nosotros parece paradossal, pero no somos. Uno, que no, significa que puede ser que tú puedes condenar a una persona, pero no lo puedes castigar. No estás. Sí, más o menos como puede pasarte en un hospital. La gente tiene necesidad de ricovero, pero no está lugar. Punto. Y esto puede producir un diferimento del castigo. Disculpe, sentido que, mire, por este año no te puedo penar. Vamos a ver el año que viene. Esto que para nosotros parece, efectivamente no es tan loco. Es más loco el nuestro sistema. Está justo. Es más loco, esto de lunes, es más loca la situación contraria. Que es la única institución que tiene la puerta siempre abierta per salire è la carta. Non esiste nel mondo un'istituzione che tiene una puerta sempre aperta. Le università tengono numeri clausus, l'ospedale tengono numeri programmati, no, la carta no. La carta si può aprire sempre per salire. La carta è un'istituzione che si necessita garantizzarsi un livello minimo accettabile di protezione dei diritti umani, non puoi accettare tutte le persone. Puoi accettare un numero definito, programmato, non más. E pertanto necessita che il procuratore, l'USS, il fiscal tenga in cuenta che la risorsa repressiva carceraria è limitata, non è illimitata. Esto me parece un punto genial. En todo el mundo se habla siempre de risorsa reducida, contenida, limitada. En cualquier política. Política energética, política educativa, política sanitaria, política del medio ambiente. Sí, en cualquier política, el primer punto, mira, tenemos, claro, risorsas limitadas. Si no tenemos conto de risorsas limitadas, no se puede tampoco hacer política. La politica è tenere in cuenta realisticamente che tenevo recursos, personales, capacità definita. Vamos a vedere. También la guerra
Manicar una guerra e manicar con risorse definite. Lo generale tiene lo soldato che tenga, non tiene lo soldato che le gustaria tenere. Portando qualche cosa che noi potevamo immaginare, sempre in relazione a risorse scarsa o definita, limitata, non illimitata. Claro, io non conosco politica che maneca il tema di una risorsa indefinita o infinita. Non è politica, è metafisica. Che politica è? Bene, il diritto penale no, la giustizia penale può manecare con risorse infinite. Claro che non sono infinite, sono finitissime e sono poche, però habla in un sentito distinto, come fossero infinite. Noi potevamo penare qualche persona, potevamo castigare qualche delinquente, potevamo eseguire qualche pena. No, non è verità. Essa è una mentira. Meor, mi pare, una prospettiva politica, un realista, proprio sincera, che ti dice, mira, noi in questo momento in Brasile teniamo non più di 200.000 siti carcerari. Sì, però detenuti sono 500.000, però ne teniamo solo 200.000. Non ne teniamo più. Bien. Differimento del castigo nel tempo o meor, se usted quiere effettivamente che una persona se vada a penare, necessita che altra persona salga dalla carta. Al final del dia il saldo è sempre lo stesso, non può alterarsi. Questo è intelligente, mi pare una prospettiva intelligente. Che per la primavera veste si confronta, impatta col potere giudiziario, col potere politico, col potere penitenziario, come effettive amministrazioni dello Stato che tengono, come todas, recursos scarsi. E può essere che, studiando o elaborando politica all'interno este enfoque, che è l'unico enfoque della politica amministrativa, la risorsa sono scarsa, lo bisogno sono indefinito, sempre questo. È l'unica maniera che si può perseguire un enfoque di riduzionismo penale, di riduzionismo penitenziario, senza essere alcuna rivoluzione, senza essere alcuna rivoluzione. Mira, vamos a dare un altro esempio, perché sono molti gli esempi che si può ottenere. Io vivo in un paese che per tradizione tiene questa idea della obbligatorietà dell'azione penale. Qualche reccio denunciato che tiene a un primer indagine un fumus iuris de delicto necessita perseguirlo, punto. Il pubblico ministero non tiene potere discrezionale, cioè non lo tiene nello codico. Pertanto se viene a conoscere 1.000 delitti, sta obbligato a essere 1.000 azioni penali. Questo è. Altri paesi, usted sa, il pubblico ministero tiene un potere discrezionale. Questo potere discrezionale può essere relazionato a una dipendenza del Ministero Pubblico dal Ministero della Giustizia, che è una carica politica, è il modello francese, no? Del francese il Ministero della Giustizia tiene relazione in un rapporto di subordinazione con todos lo procuratore generale della Repubblica. O in altri paesi, come lo paese anglosassone, non sta una dipendenza col potere politico, però è la misma potere giudiziario che tiene il potere facoltativo, discrezionale, di utilizzare o meno l'azione penale. Bien. Che passa nello paese anglosassone, nello paese francese? Claro, tiene il potere discrezionale di qualificare un ecce come un ecce criminale, e pertanto di perseguire penalmente, è chiaro che un procuratore generale della Repubblica tiene una mirada tecnocratica al tema. Vamos a perseguir non todos los delitos, per mala suerte,
vamos a perseguir algunos. ¿Cuáles? Bien, este es un problema político. Si yo digo, per l'anno che viene vamos a perseguir duramente la criminalità della calle, che significa che vamos a perseguir meno lo delitto del cuero blanco o la corruzione. Questa è una riflessione che ti può gustare, non gustare, però si può accettare. Nel senso, le risorse sono scarse, non possiamo perseguir tutto lo delitto, vamos a perseguir lo delitto o lo más grave, o lo delitto che produce más miedo sociale. Esas son senta política, y como toda la senta política, tengo un costo político. Claro que si el procurador tiene política que no te gusta, los ciudadanos pueden, a través de las elecciones, tener, claro, uno sheriff, como un procurador general de otra cultura. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Claro, en estos países se relaciona mucho con la con la risorsa scarsa. Claro, se si relaziona moltissimo. Tenemos solo 421 fiscales, tenemos solo 452 jueces, sono números che ti vanno a definire un poder limitato. All'interno di questo poder limitato, usted puede buscar scelta di opportunità, che sono scelte discrezionali, che si possono opinare, claro che si possono opinare. Bien, che passa in un paese come l'Italia, e come molti altri paesi che hanno l'azione penale obbligatoria, che non si può dire in astratto che il juez o il fiscal tiene potere discrezionale, in astratto. In concreto come si può non dirlo? Attraverso mentira. Mira, la mentira más poderosa que se conoce en el sistema judicial italiano es el decurso del tiempo y la prescripción. Usted quiere no perseguir un hecho, cualquier hecho, con la sola excepción de lo delito muy grave de homicidio, tiene un tiempo, tiene una prescripción. Y usted va a resolver las escasas risorsa attraverso il decorso del tempo. Se usted tiene una pila qui del fascicolo, se busca un fascicolo abajo, se risolve nel hecho. Ah, perdón. Per questo delitto sta la prescrizione después de 3 años. È claro, una mentira. Il che significa che lo jueces o il fiscal tiene potere discrezionale? Sì, però sin control politico di questo potere discrezionale, sin alcun control politico. Bien, yo prefiero la brutalidad de un sistema a facultatividad de acción penal que te dice brutalmente nosotros vamos a perseguir solo el delito de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque yo soy expresiones de una opinión pública de derecha. Lo que te dice en América un procurador. No. Yo fui elegido a través un alcance, l'alcance tiene una maggioranza di derecha, ciò sono espressione di una cultura giudiziale di derecha e pertanto vuoi perseguire penalmente más gli immigranti, más la gente che traffica droga e meno la corruzione politica. Te gusta, non te gusta, questo è il mio programma politico. È más sincero che un programma che dice no, nosotros non tenemos potere discrezionale, nosotros vamos a perseguir cualquier delito. Pertanto sì, io credo che stanno sistemi politici che tengono più opportunità di un governo della penalità. Questo è il tema. Sta la penalità. Nosotros non abbiamo in questo momento un'idea realistica per hacer meno della penalità. Però abbiamo sufficienti elementi e il potere per governare la penalità. E governare significa che abbiamo recursi limitati, vamos a ver come si utilizza questo bien, perché al final la penalità è un bien, è una risorsa e necessita, mi pare, impiegarla bien, non si può, bien. Questo mi pare un'altra prospettiva. Altro punto, sta in elementos scientifico
sufficientemente convincente que te digan que, mira, nosotros tenemos no tanto la oportunidad cuanto la necesidad de reducir el sufrimiento. ¿Por qué? Sí, están elementos. En primer lugar, cuando el sufrimiento de la pena está relacionado al tiempo. La pena privativa de libertad está relacionada al tiempo. ¿No? Una pena carcelaria es una pena en el tiempo. 3 años, 4 años, 6 meses, cadena perpetua, 30 años. Ma la misma medida alternativa está relacionada al tiempo. Son penalidades que se misuran en el tiempo. Al contrario de la pena corporale, que eran penas que no tenían relación con el tiempo, la pena carceraria, cualquier pena limitativa de la libertad personal, se misura en el tiempo. Bien, esto es. Pregunta. ¿Usted piensa que la noción del tiempo es la misma hoy como un tiempo o no? Cioè, el tema es la noción del tiempo en el tiempo cambió. Decir una pena privativa de libertad de 10 años, medio ciclo o un ciclo atrás, no es lo mismo que decirlo ahora. ¿Por qué? Porque la misura del tiempo está relacionada al valore economico del tempo. E il valore economico del tempo, claro, busca un cambio. E un cambio radicale. Intentamos un esempio. Pena privativa di libertà di 10 anni, è una pena medio alta. Un siglo atrás. Puoi immaginare un Brasile di un siglo atrás, 1907-1908 del Brasile. E ora una pena privativa di 10 anni, 2007-2008. E che significa salire dalla carcere nel 1917 o salire al finale della carcere nel 2017? Bueno, in una società del Brasile nel 1900 era su un'economia prevalentemente campesina, non industriale. La maggioria della gente viveva nella provincia, non nella città, viveva sul campo, su un'economia ganadera o di estrazione mineraria. Le industrie erano pocas. Bien. Una persona che teneva la mala suerte di vivere 10 anni nella carcere, saliva dalla carcere, chiaro, stava penato, soffriò, però può essere che, dopo 10 anni, regressando in sua casa, más o meno, la vita era la misma. Más o meno. Non teneva un cambio radicale. Puoi immaginare che passa una persona che va in una carcere ora e sale fra 10 anni? Puede no reconocer nada de la vida, porque el cambio, cambio tecnológico, cambio de costumbre, cambio político, es tan rápido que 10 años son una cantidad impresionante de tiempo. Al encontrar un tiempo, 10 años, sí, era siempre un sufrimiento, pero. Bien, se dice que el valor económico del tiempo cambió y ahorita tiene más valor. E per lo tanto necessita logicamente ridurre il soffrimento, sino perché al contrario si produce un terrorismo sanzionatorio. Un terrorismo sanzionatorio. E questa mi pare una considerazione scientifica relazionata al tema del valore del tempo e pertanto relazionata anche al tema della pena, che sta un sufrimiento nel tempo. Si può riflessionare in questa maniera? Sì, io credo sì. Si può. Necessita. Ahorita nosotros tenemos suficiente investigazione empirica per dire che pena medio-lunga può producir effetto tan brutal sobre la personalità di una persona che non solo non lo vamos a riadaptare, educar, ma lo vamos a trasformare in loco.
che ahorita 10 anni di esclusione sociale può essere una pena irrecuperabile, che una persona non può in alcuna maniera recuperarsi. Un tempo soffriva ma poteva recuperarsi. E questo necessita tenere in cuenta. Il valore economico del tempo è altro. E questo mi pare anche un'idea scientifica che potremmo utilizzare in un enfoque minimalista del riduzionismo forte. E altre opzioni, che sono opzioni che nascono dalla riflessione scientifica e però che potremmo utilizzare una prospettiva anche politica molto moderata, non sto parlando di prospettive avversive, ma di prospettiva molto moderata, di riforma, che però possono servire per produrre meno violenza istituzionale, questo è il tema. E che c'è il tema della flessibilità della pena. E questo sta passando in tutto il mondo. La pena non può essere certa, sicura. La pena si sta trasformando in una medita flessibile. Flessibile perché la pena sta sempre más relazionata non tanto all'eccio del passato, in un concetto retributivo, quanto nella trasformazione sociale e umana, portando con un enfoque al futuro. Bien, lo sistema che más utilizzaron questa prospettiva sono su alcuni paesi, sempre della capitale, in particolare gli Stati Uniti, su paesi anglosassoni. Ed è il tema del sistema bifasico della sanzione penale, o trifasico, si habla bifasico, che significa che una cosa è un verdetto di culpabilità, altra cosa è il sentencing, la determinazione della pena. Effettivamente lo è, perché tenemos una mirata strabica, no? Sì, perché il merecimiento del castigo sta relazionato alla cultura retributiva e portando a un giudizio sovraleccio, leccio delittivo, la gravità dell'eccio, il ben giuridico lesionato, il pericolo ben giuridico, la culpabilità, il grado del dolo, della colpa, questo è. Però se nosotros tenemos dall'altro lato una pena orientata alla prevenzione, qualche tipo di prevenzione, e il diritto penale moderno è un diritto preventivo, claro che nosotros tenemos una mirada al futuro. Bien, lo sistema che intenderono bene questa cosa sono sistemi che si trasformarono in bifasico. Sistema bifasico, tipico sistema bifasico è il sistema nordamericano. Il sistema per eccellenza bifasico tiene un giudizio sull'eccio, sulla culpabilità, e tiene un giudizio sul sentencing, sulla pena. Sono dos distinti giudizi. L'udizio che tiene garanzias è il primo giudizio, non il secondo. Il primo giudizio non è tampoco un giudizio, è un verdetto. In America non si motivano le sentenze, perché non sono sentenze. Questa è l'idea democratica populista, nel sentito che nessuna persona tiene diritto a giudicare persone, nessuna. Tampoco persona che vince un concorso, lo può essere. Chi so. L'unico che lo può dire è il pueblo. E pertanto qualche hecho tiene come unico esito un verdetto, che non è una sentenza. Il pueblo americano dice, punto, culpabile, non culpabile, culpabile del primo grado e del secondo, stop. Absolto. Attraverso la regola del sospetto ragionabile, per esempio. Yeah. Después, questo giudizio, che tiene garanzia, abbastanza formalizzato, assolutamente accusatorio, il US come arbitro di una partita, una persona può salire innocente, absolta, culpabile, culpabile di primo e secondo grado. Punto. E lì termina.
il primer grado. Secondo grado, c'è un grado di quantificazione del castigo, che non tiene alcuna relazione con l'hecho cometido. Può essere un hecho grave, ma no, questo non tiene alcun sentido. E per lo tanto non è un Wessers, non è solo un organismo neutrale, no, è solo un organismo amministrativo, è il probation board, che sono i tecnici, che vanno a dire, bene, la persona sta castigata per un hecho e tiene una culpabilità di primo grado, per lo tanto di un delitto grave, no? Omicidio. Bien. Nosotros podemos solucionar sul sentisi in qualche maniera, rispetto, in qualche maniera. Se può essere direttamente al probation con l'omicidio. Si può definire la condanna alla catena perpetua. Questa è una valutazione che non tiene alcun enfoque rispetto all'hecho delittivo, ma solo un enfoque sopra la pericolosità. Si riesce che il soggetto va a commettere altro delitto. Questo sistema bifasico è un sistema che io credo tiene más virtù che un sistema monofasico, all'interno del quale si confonde tutto. Si confonde tutto. Il sistema bifasico è un sistema che ti permette di capire che la censura è il primer grado. In questo luogo si censura una condotta. Nel secondo si castiga l'ombre. È una cosa differente. E noi potremmo tenere una censura inflessibile e molta discrezionalità, flessibilità nel secondo momento della penalità. Mira, usted recuerda la pregunta. Si può censurare sin producir más sufrimiento? Questa è la pregunta. La pregunta è questa. Bien, un sistema bifasico abstrattamente tiene más potenzialità di tenere questa prospettiva. Vamos a censurare attraverso tutta la garanzia, claro, di un procedimento assolutamente accusatorio attraverso la regola del juego. Después, penar es otra cuestión. Il merecimiento del castigo non sta relazionato all'hecho cometido, sta relazionato a altro tipo di valutazione. Io non sto dicendo che è la perfezione, non esiste la perfezione. Io sto dicendo solo che questo è una riforma, un'idea di giustizia penale che può mantenere l'hecho della garanzia nella valutazione della culpabilità e tenere valutazione distinta, preventiva, nella inflizione del castigo. Pertanto sì, la flessibilità della pena è un esito necessario. Vamos a flessibilizzarla. Claro, sta un costo nella flessibilizzazione, sì, come in qualche luogo. E che sta la disugualità. La flessibilità può riproducere disugualità. E produce disugualità. Però disugualità rispetto all'hecho delittivo, non disugualità rispetto alla valutazione di pericolosità. Pertanto questo è un problema. Quarto livello, o quinto livello, che è il più complicato. Tenemos la possibilità, in questa prospettiva a medio termine, prima di ridurre e después di penare in medida alternativa alla carcere, a aprire il fronte della protezione dei diritti dei presi. Punto. Aquí, come in qualche parte del mondo, si habla molto su questo tema. Perché, è chiaro, aquí, però anche in altri luoghi, che all'interno della carcere lo preso non tengono diritti. Punto. Questo è il punto. Però sempre si dice non tengono diritti, però
in uno Stato sociale di derecho deberían tener derechos. Vamos a intentar de buscar una idea clara sobre este tema terrible de los derechos de los presos. Y vamos a ver si tenemos algunas soluciones. Como siempre, me gustan las perspectivas honestas, las que dicen la verdad, no la mentira. Bien. Al origen de la pena privativa de la libertad es claro. Los detenidos no tenían derecho, punto. Lo decían claramente, lo decía Beccaria, lo decía Benza, lo decía todo el pensamiento clásico, y hablaban con mucha capacidad de decir la verdad que el estado de presos es un estado de esclavitud legal. Punto. Si está esclavitud, no está derecho. Lo preso non è un soggetto di diritto, è un oggetto di diritto. La pena della modernità utilizza una memoria storica della premodernità. Parece paradossale, però è la verità. Il contenuto della carcere è la produzione artificiale, attraverso la lei, di uno stato di schiavitù. Questa era l'idea chiarissima che tenevano i classici. E pertanto, usted lo puede ver muy claramente, toda la ópera clásica tengono un énfasis muy fuerte sobre el momento procesual. Pero terminato el momento procesual, no dice nada de la cárcel. Parece, nosotros que tenemos esta mirada attenta all'esecuzione. No, l'antico, lo classico del 700 lo tenia. Perché, claro, al termine del procedimento penale, un processo con garanzias, il contenuto della pena era una esclavitù nel tempo. E così chiamavano la carcere, una schiavitù nel tempo. La pena è essere esclavo per 6 mesi, un anno, 5 anni. E lo Stato può essere qualche cosa. In questo senso, i detenuti del pensamento classico nunca tenían derecho. Questo è chiaro, lo si può buscare nella pagina. Però, col tempo, si utilizza un'idea distinta. Che sono distinta che in alcune veste compare anche in carta costituzionale. E che è questa idea, che la pena privativa della libertà è una pena legittima per lo Stato di diritto, infliggerla come sola privazione del diritto alla libertà individuale. E che pertanto la pena della carcere non può restringere, limitare o comprimere tutti gli altri diritti fondamentali. Questo si legge nei libri, si può leggere anche in alcune costituzioni. Che è la carcere? La privazione di un solo diritto, la libertà personale, per un tempo determinato. E tutti gli altri diritti non si possono riducire, comprimere, violare. Bene, io, come molti altri, tenemos una distinta idea, che questa è una mentira. Nel senso che io non mi posso rappresentare tampoco abstractamente, non sto dicendo concretamente, una pena che sia solo la privazione della libertà. Cioè me lo puoi tampoco rappresentare abstractamente. Un soffrimento che si autocensura alla privazione della sola libertà con tutti gli altri diritti garantiti. Cioè lo puoi immaginare. Tampoco in astratto, non sto dicendo in concreto, mira, sappiamo che la carcere è un inferno, in astratto. Come si può privare una persona della libertà dicendo questo è il castigo, tutti gli altri diritti sono garantiti? È una locura. Perché è chiaro che qualche limitazione della libertà personale si riflessiona nella riduzione di altri diritti.
Esta posiciones se utiliza nel sentido de la degradación de los derechos. La pena privativa de libertad tiene el efecto disastroso de una degradación de los derechos. Y por lo tanto, ¿qué se dice? Si dice, sì, è verità, lo Stato tiene il diritto a castigarti, però ti puoi castigare solo privandoti della libertà personale e non di altro diritto. Però, sì, attraverso il castigo della privazione della libertà, se produce naturalmente compressione di altro diritto, bene, noi siamo di fronte al tema della degradazione dei diritti. Bene, questa teoria significa che si può essere qualche cosa. Non sta a limite. Vamo a intenderlo criticamente. Esiste al finale dell'Ottocento in Alemagna una teoria amministrativo, di diritto amministrativo, che buscò un esito forte, fu importata anche in Italia, después, e è uno della referenza più conosciuta, che è la trasformazione o la desvalorizzazione dei diritti in interessi legittimi. Che è una teoria tipicamente amministrativa. Si dice che sì, effettivamente, la persona giuridica tiene diritti, alcuni diritti fondamentali. Pensiamo alla proprietà. Mira, la proprietà è un diritto fondamentale. Però se lo Stato tiene una necessità, di qualche maniera, di perseguire finalità pubblica, ti puoi restringere la proprietà privata fino a negarti il diritto alla proprietà privata e a devaluare il diritto in interesse legittimo a un'indennizzazione. Questa è una teoria amministrativa. E si utilizza sempre questa teoria. E è molto interessante vedere come lo teorico alemán che parlavano di questo, parlavano di supremazia relativa dello Stato. Cioè, il diritto pubblico e il diritto amministrativo, claro che dà diritti allo cittadino, però sempre in una supremazia relativa dello Stato sopra lo cittadino. E se lo Stato necessita perseguire alcuni fini pubblici, può coattivamente limitare lo diritto dello cittadino che impide la realizzazione della finalità pubblica. Bien. All'interno di una esemplificazione della supremazia relativa che diceva l'Alemán. Vamos a vedere la pena. Claro che lo Stato ti castiga privandoti della libertà, però sì, questa necessità di castigare, questo diritto che tiene lo Stato a castigarti, può tradursi in limitazione di altri diritti. Perché? Perché se usted tiene l'altro diritto come un criterio limitativo, impeditivo, claro che lo Stato corre il rischio di non soddisfacere una pretesa punitiva. Bien, molto sencillo. Ciò ti castiga 10 anni di carcere. Punto. Qual è il contenuto della pena? La privazione della libertà. Però ti vado a ubicare in un presidio, tiene sovraffollamento. Claro che in questo momento significa che io ti riduco al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto all'educazione, a una comida sana, a una vita sana. Te puoi domandare. Mira, il contenuto della pena è la sola privazione della libertà. Però nella contingenza politica lo Stato, per soddisfacere questa pretesa punitiva, necessita anche limitare altri diritti. Importante il tema della devaluazione dei diritti fondamentali. Lo diritto fondamentale
o del reges humano all'interior di un contratto punitivo, all'interno di una pretesa punitiva dello Stato, la pretesa punitiva gagna sempre. E pertanto l'otro delitto, che può essere di impedimento, si vanno a ridurre in interesse legittimo, meritevole di tutela, però non sono derecho. E che significa dire che non sono derecho all'interno dell'esecuzione? Che non sono derecho protegido, che usted non tiene capacità di azionare questo derecho. Questo è il tema. Riconoscere un derecho in astratto, sin permettir un'azionabilità del derecho, e non riconoscere il derecho. Pertanto il tema è un tema dirompente questo. Tengono lo preso derecho effettivo di azionarlo, derecho limitato. Tutto questo è il problema. Non in astratto tengono derecho, non significa nada in astratto. Che significa in astratto? Tengono effettivamente possibilità effettiva di azionare per proteggere lo derecho fondamentale? Questa è la pregunta. Bien. Usted sabe que aquí se pueden abrir muchos escenarios jurídicos, muchos. Tenemos distintas tradiciones. Bien, están algunos países que no, que efectivamente tienen un reconocimiento en abstracto de los derechos fundamentales, pero no ofrecen efectivamente una protección a lo mismo porque no se puede accionar los derechos. Sono derechos non azionabili. Bene, questi sono paesi che se può affermare lo preso non tengo un derecho. Punto, e non vamos a inventare otra charla perché è una mentira. Esistono però dos distinte esperienze giuridiche. La seconda è l'esperienza italiana, che io credo sia uno dei paesi che in questo senso buscò una opportunità. Bien, usted sabe che tutta la esecuzione penale in Italia sta controllata non da amministrativos, ma da un USS, che è l'USS dell'esecuzione, che è un USS monocratico, ma può essere anche un USS collettivo, che è il Tribunale di Sorveglianza. Tribunale di Sorveglianza. Bien. Questo USS è l'USS della medida alternativa, della pena sostitutiva, di tutti i benefici, però è anche l'USS dei diritti dei presi. I presi, pertanto, tengono limitate opportunità di azionare fronte al giudice di sorveglianza, come USS dell'esecuzione, il tema dei diritti compromettiti. In questo momento in Italia sta una forte polemica jurisprudenziale, però anche politica, sobre los límites a questo potere che tengono los presos de buscar una protección jurídica a los derechos. Porque la ley, muy prudente, reconoce prevalentemente, si no exclusivamente, solo dos oportunidades. En tema de derecho de trabajo, en el sentido que los presos que tienen trabajo, tienen derecho como trabajador también. Pertanto, todos los derechos que los presos tengan como trabajadores, pueden, que tienen relaciones a la retribución, todo esto, tienen una protección legal, y por lo tanto, los presos que piensa que uno de los derechos como trabajador en cárcel está reducido y comprometido, puede accionarse frente a los jueces de la ejecución. E, in secondo luogo, si tiene sempre il potere di azionare fronte al USS dell'esecuzione in tema di potere disciplinario
della polizia penitenziaria, che alla polizia penitenziaria puoi decastigare, come in qualsiasi polizia del mondo, all'interno della carcere, no? Bene, l'ho preso che busca una sanzione amministrativa, un castigo, puede decirmi, cioè puede azionarmi fronte a Wessels, vamos a vedere se la polizia teneva o non teneva diritto a castigarmi. Questa in realtà sono due spazi di jurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale. Pertanto, in un sentido abbastanza limitato, claro, però, che passò tra questo quattro stadio sotto? Attraverso una sentenza, entre comiglie, rivoluzionaria, la Corte Costituzionale aprì la puerta a una prospettiva nuova. Qual è l'eccio? Oh, l'eccio è solo un eccio banale. Un preso tiene il diritto, entre comiglie, no, de, con sueldo proprio, di comprare qualsiasi pubblicazione che si ubichi all'esterno, prensa, libros, no? Fa pagare. E sta una norma che dice che qualche preso tiene diritto a comprare qualsiasi pubblicazione che si possono trovare nel libero mercato. Bene, un preso chiese all'amministrazione di riservire stampa pornografica e l'amministrazione negò questo diritto. Come sempre lo negò per la ragione imbecille che tiene sempre l'amministrazione. No, non puoi tenere la Bibbia ma non stampa pornografica. E il preso dice, oh, mira, qualche cittadino può comprare stampa pornografica, perché non sia stampa pedopornografica, che è un delitto, stampa pornografica, può, perché io non puedo. E intentò una causa fronte al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza mira, intendiò che questa stava una questione abbastanza buona e sollevò questione costituzionale. E la Corte Costituzionale rispondeva, sì, il preso tiene ragione. Claro che non si può delimitare il diritto all'informazione dello preso. E all'interno dell'informazione, in uno Stato laico, anche l'informazione pornografica. Pertanto lo preso tiene il diritto a comprare qualche pubblicazione pornografica e l'amministrazione non lo può negare. Però dice, ma, però questo diritto non si può azionare, effettivamente, perché non sta previsto dalla legge, perché la legge restringe l'area dell'azionabilità solo lo diritto dello preso come trabagatore o lo diritto dello preso che sta castigato amministrativamente. Necessita, e questo è studio, se sa che la Corte non sempre può abrogare normas, perché sta al limite politico e costituzionale, può dare indicazioni, no? Che sono sentenze, si dice, interpretative della realtà. Dice, mira, se usted quiere tenere un ordinamento giuridico dell'esecuzione legale e costituzionale, necessita una riforma della legge penitenziaria che può estendere la protezione giurisdizionale a qualche diritto dello preso, non solo a questo dos. E pertanto indica a los políticos il deber politico di riformare la legge penale. No, e il potere politico non lo riformò. Pertanto la questione sta in questa maniera. Una raccomandazione forte della Corte Costituzionale, Corte Suprema, perché non lo va a riconoscere? Perché lo penitenziarista sa ben bene, se vamos a proteger todos los derechos de los presos, non si può governare una carta. Questo è il tema. Se lo preso tiene in qualche momento il diritto di tenere protezione giurisdizionale per qualche diritto, diritto alla salute, alla sessualità, all'affettività, alla cultura, si va a... non si può governare una carta. Perché? Perché è chiaro che la carta riduce il diritto, perché la carta in alcuna maniera perverte lo diritto, degrada lo diritto. Si dice che l'oppreso tiene lo stesso diritto che tiene l'uomo libero all'istruzione. È una
è praticamente impossibile. Che significa? Non solo che io tengo il diritto a tenere un manuale del diritto penale, no, io chiederei a tenere un libro scritto in alemano che si può buscare soltanto a Frankfurt. Non tengo diritto a qualche forma di istruzione. E questa amministrazione necessita andare a comprare a Frankfurt. Claro che sì, in un enfoque di diritto è libertà, perché lo Stato mi va a limitare la libertà personale. Non è un'autolimitazione, cioè sto soffrendo una limitazione coatta della libertà. Però questo non significa che questo comporta una limitazione del diritto all'informazione. Io sono intellettuale, io sono un filosofo, io chiedo tenere informazione universitaria di primer grado all'interno della carcere. La carcere non tiene questa capacità, ma lo puoi tenere. Altro tema, che non è sprovocatorio, perché è sprovocatorio perché stiamo accostumbrati e siamo cinici e sappiamo che la carta è soltanto l'inferno che riduce tutti i diritti. Però se tiene la mentira che riduce solo un diritto, la contraddizione sta. Ma perché la carcere è sul lugar di merda? Se no, non che pensaste questo. Perché? Ciao. Lo è se usted intende un soffrimento del corpo, se intende una pena dell'inferno. Se usted tiene l'idea che esiste un inferno in terra, è chiaro la carcere è questo. Però se la carcere è la sola privazione della libertà, sin limitazione alcuna di qualche altro diritto, io credo che un detenuto meritesse un hotel di 25 stelle. Mira, mi va a privare la libertà? Io chiedo tutti i diritti. Chiedo tenere una piscina personale, campo di football, vedere qualche pellicola, la miglior biblioteca, claro che sì. Claro, no, se noi sappiamo che la carcere è altra cosa, allora, claro. Sì, se noi stiamo discutendo come discute il giurista, che la pena privativa della libertà è la unica pena legittima. Allora non si intende perché paesi ricchi, ricchissimi, vanno a pagare sueldo un montone per tenere la gente in un inferno, quando sarebbe assolutamente ma sbaratto tenerli in un hotel splendido. Perché? È una contraddizione insanabile entra la realtà il dover ser del diritto. Si può conducere una luce in questo sentito? Sì, si può contenere una luce. Sappiamo che è una luce strumentale. Claro, la persona che dice lo Stato tiene solo il diritto di privarmi della libertà, non mi puoi limitare alcun diritto, tiene un enfoque strumentale. Però un enfoque strumentale, mira, che può produrre alcune cose, perché produce contraddizioni insanabili all'interno delle istituzioni. O l'istituzione tiene la forza di dire, mira, lo diritto non tengo un diritto, sono esclavos. Nosotros tenemos il mandato sociale di penarlos. E se è possibile di matarlo, questa è la realtà. Questo però non lo puoi dire. Non lo puoi dire all'interno di uno Stato democratico e liberale, non si può dire questo. E inizia di dire sì, una mentira. No, l'unico diritto che lo Stato tiene è limitarti la libertà personale, salvandoti tutti gli altri diritti. Bien, io credo che è molto importante intendere anche la mentira come verità. Bien, se questo è, vamos a ver. Se usted puede ser conseguente. È chiaro che no. Questo determina un conflitto. Bien, io penso, perché io trabocavo molto sul conflitto in carcere. Il conflitto è terribile per l'amministrazione. Per il conflitto sono l'unico per los presos. Solo nel conflitto lo preso può guadagnare spazio del diritto. Non si può dire in astratto che lo detenuto tenga un diritto. Si può solo dire che sì, lo detenuto sa ben combattere, luchare, può guadagnare spazio di más diritto. Cioè, tutta la pena privativa di libertà per me è una pena che si ubica nello spazio del non diritto. Questa è la verità. Che è la carcere uno dello molto spazio del non diritto, dove non sta diritto. Però, per paradoxa dell'ideologia
dello Stato del diritto, questo è un ser, non deve essere, perché lo Stato non può riconoscere che sta manecando in sistema monopolistico uno spazio di non diritto. Non lo può accettare. Sabe che all'interno della carta sta violazione dello diritto, ma non lo può accettare. E pertanto si apre uno spazio di conflitto. Il tema è come manecare questo conflitto al fin di ridurre la violenza e al fin di producir non la protezione di todos los derechos, de los tenutos, che è impossibile, ma más derecho. E io per esperienza posso dire che lo detenido può limitatamente goder di algunos derechos o di más derecho solo in una dimensione conflittuale permanente. E questo si determinò in Italia, nel periodo della detenzione politica, quando nella carcere stavano alcune migliaia di giovani compromettiti con la luce armata, e questo, claro, tenevano più capacità del delinquente comune di tenere elevato il conflitto. E questo fu l'unico momento nella quale nella carcere la polizia rispettava alcuni diritti. Non ti torturava, non ti mattava, solo nella luce, solo in un conflitto permanente. Quando il conflitto non sta, la carcere si trasforma in un luogo di non diritto. Pertanto il tema dello diritto umano è un tema dell'ambiguità, non della chiarezza. È un tema ambiguo, sembra, lo diritto umano. Perché una volta sappiamo che la carcere è il luogo del non diritto, e pertanto non può proteggere il diritto umano. Però può, o se può, in alcune opportunità, di sfruttare spazi di contraddizione che tiene il sistema per tenere conflitto permanente. Terzo modello, e voglio serrare immediatamente, è il modello che si conosce ma o meno in tutta il nord Europa, che è il difensore dello derecho de los presos. È una figura nuova che si intende también introdurre in Italia, però in Italia si pelea molto perché stanno già lo hueses dell'esecuzione come difensore. No, in un sistema nordico, un sistema che sta molto più relazionato allo schema conflittivo, lo difensore dello derecho dello preso non è un cargo pubblico. È una persona di prestigio, di autorevolezza, che tiene l'unico papel di sollevare problemi. Può tenere accesso, sempre avviso alcuno, a qualche carcere. Può parlare con qualche detenuto. Può ricevere tutta la cartella che tiene il detenuto. Tiene questo diritto. E tiene un diritto di relazionarsi all'opinione pubblica. Denuncia. Tiene il diritto di denunciare. Denuncia violazione dello diritto. Questo è un modello interessante. È un modello interessante di questa figura, perché è una figura che produce il conflitto. Pertanto esiste che sia una persona che sappia manecare il conflitto. Sappia sapere che il conflitto si può aprire, ma necessita también serrarlo, quando si va a aprire, quando necessita serrarlo. È una persona che deve stare accostumbrata molto al conflitto e che deve tenere un prestigio nazionale perché è riconosciuta come persona neutrale, indipendente, incorruttibile, claro. Bien, questo si sta realizzando in molta parte del mondo. Questo dello difensore dello derecho dello preso. Come figura privata, però con molta autorevolezza, è un'authority, no? Sono le authority, no? Così come sta l'autorità del mercato, la persona che si dice che se il mercato rispetta le regole, sta l'autorità, un'autorità molto importante sopra lo derecho, non solo dello preso, di qualche persona che tenga una limitazione dello derecho per lei. E pertanto la detenzione amministrativa del quartel della polizia, detenzione amministrativa dello straniero, qualche limitazione alla libertà. Sta una persona neutrale che tiene questo diritto di aprire conflitto. Riceve denuncia, entra pronto nella carcere, habla con lo detenido, non si può segretare alcuna cosa, fronte a egli, egli se
tiene l'idea che stanno violandosi del diritto fondamentale, claro, habla alla prensa, sale per la televisione, denuncia. Claro, è una figura conflittiva. Questo significa che stiamo maturando questa idea. Se volemo una carta che non va a distruggere, negare qualche diritto, necessita pagare il costo di un conflitto permanente. La carta è un luogo conflittuale. Claro che l'amministrazione non le gusta questo. Claro che no. Perché, claro, denuncia polizia, denuncia su SS, denuncia, crea conflitto permanente. Però no, in questi paesi si utilizza molto e si sta estendendo in tutta l'area europea questa nuova figura di un protettore dello diritto delle persone che non tengono diritto. Però non una protezione benevola, caritativa, no? No, una protezione giudiziaria conflittiva. È una sorta di fiscal pubblico ministero contro la violazione dello diritto alla gente che tiene meno diritti, che sono presi. E se mi pare un'esperienza interessante, e che io credo si può estendere in qualche parte del mondo, perché sta raccomandata dalla Nazione Unita. Cioè, tiene un papel internazionale questa figura, e mira, sì, è una persona che può aderire a Guantanamo, e tu puoi non dire no, è che è detenzione militare, no, per favore, in Guantanamo. Io puedo vedere, è chiaro che non tengo possibilità di risolvere lo problema, se non si risolvono il problema, lo puedo denunciare, avere un conflitto. Vamos a vedere se nel conflitto la persona más débil puede ganar. Ok? Bueno.